A tutti voi buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TRCB Notizie. In apertura la cronaca, incendio in pieno centro a Brindisi del tendaggio esterno di un chiosco appartenente a un 44enne brindisino. I carabinieri del nucleo operativo di Brindisi stanno avviando le indagini per verificare le cause dell'incendio. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Brindisi ed hanno provocato danni non ancora quantificati. È un altro incendio invece a Celje Messapica, a prendere fuoco un'autovettura. Per comprendere le cause indagano i carabinieri della locale stazione. Le fiamme hanno interessato il vano motore di una station wagon appartenente ad un 59enne celiese. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Francavilla Fontana. E lasciamo la cronaca. In occasione della festa di Santo Ronzo ad Ostuni si è svolta ieri la tradizionale cavalcata di Santo Ronzo, patrono della città bianca. Una manifestazione spettacolare capace di richiamare turisti da tutto il mondo. Lo vediamo nelle immagini e nel servizio di Francesco Roma. Ieri sera, come da copione lungo le strade della Città Bianca, è andata in scena la plurisecolare processione in onore di Santo Ronzo. La cui statua da tempo immemore è scortata dai famosi cavalieri in sella agli altrettanto famosi cavalli bardati. Si tratta, è inutile precisarlo, della manifestazione più significativa per la comunità ostunese. Quest'anno, tra l'altro, ha fatto registrare il debutto del nuovo vescovo, Monsignor Domenico Caliandro. Ma prima di fare cronaca, facciamo un po' di storia. Le origini della cavalcata erano incerte sino a circa 15 anni fa, ma oggi si sa quasi con certezza e con buon margine di sicurezza che la seconda metà del XVII secolo, e precisamente il 1657, la peste invadeva il Salento, ma risparmiava Ostuni e altre città dell'allora Terra d'Otranto. Il miracolo venne attribuito proprio al vescovo martire Oronzo, ed ogni anno da allora, il 26 di agosto, gli ostunesi vollero recarsi in processione al santuario eretto proprio in suo onore. Dal santuario si prelevava la statua che allora era in semplice cartapesta e raffigurava il santo. La si portava in spalla nella piazza del paese. Particolare significato assumevano gli addobbi tramandati di generazione in generazione, così come i gesti e i piccoli indispensabili segreti. L'intero nucleo familiare si dedicava alla vestizione, spesso aiutato da parenti e da amici. Ma uno degli addobbi più importanti rimane ancora il bellissimo mantello arabescato con centinaia di paillettes, applicate una ad una con certosina pazienza. La vestizione continuava con finimenti e fregi di vario tipo e grandezza, ma anche il cavaliere indossa un uniforme che è costituita dal famosissimo képi e da una casacca che ricorda i motivi del mantello del cavallo e da pantaloni bianchi. E la vestizione del cavaliere è anch'essa molto accurata, ricorda per certi aspetti quella del torero spagnolo. Gli ultimi dettagli sono rappresentati dai guanti bianchi, dal frustino. Ed ecco cavallo e cavaliere all'unisono diventare un'unica entità. Fondamentale importanza riveste ovviamente la statua del santo. Sino a un po' di anni addietro si riteneva che fosse stato un ricco signore di Ostuni, tal Don Pietro Sansone, a commissionare la costruzione della statua in argento avvenuta nel 1788 nella città di Napoli, città proprio di origine di Pietro Sansone. Ma una decina di anni fa, ricerche approfondite, condotte soprattutto dallo storico ostunese Luigi Greco, hanno permesso di stabilire che l'iniziativa non fu presa in prima persona da Don Pietro Sansone, ma dai Vaticani, una sorta di corrieri dell'epoca che trasportavano le merci sui carri trainati dai cavalli. I Vaticani erano devoti al loro protettore come tutti gli ostunesi e fecero un accordo con il loro datore di lavoro. Avrebbero accantonato parte del guadagno loro dovuto sino a raggiungere la somma di 4.000 ducati che era necessaria per la costruzione della statua che ancora oggi vedete sfilare il 26 agosto per le strade ostunesi. Una cavalcata che ha sia un valore religioso, così come ha spiegato Monsignor Caliandro, per la prima volta testimone di questa manifestazione, e sia un valore storico e civico, così come ha spiegato il primo cittadino della Città Bianca, Domenico Tanzarella, da 13 anni testimone di questa manifestazione.
Per la cronaca, la cavalcata di Sant'Oronzo di quest'anno ha fatto registrare il debutto assoluto del nuovo vescovo, Monsignor Domenico Caliandro, e d'altro canto anche, se vogliamo, il commiato definitivo da amministratore, da primo cittadino soprattutto, del sindaco Tanzarella. Due personalità importanti per aspetti diversi e che hanno caratterizzato la manifestazione di ieri sera. Monsignor Caliandro ha voluto ancora una volta sul parchetto ai piedi della colonna di Sant'Oronzo puntualizzare la missione della Chiesa nell'arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, focalizzando la sua attenzione su tre punti chiave. Tre punti: il primo, che la fede è un dono che porta dentro la vita di chi ce l'ha fatta, di chi ce l'ha donata. Cioè, è un dono di Dio, però è stata trasmessa attraverso la testimonianza di Sant'Oronzo. Il secondo, dicevo, vedete, le cose bisogna farle crescere, perché la fede è come un seme che diventa una piccola pianta e poi cresce e diventa un albero. Allora, come c'è la dedizione dei genitori per i figli, per i bambini quando nascono, c'è la dedizione di chi interessa la fede, no? Perché i propri figli possono avere questo. E poi la terza, generati dalla fede, noi diventiamo uomini nuovi e costruiamo una famiglia, la famiglia dei figli di Dio. Quindi i rapporti non devono essere formali, esterni, distaccati nel senso delle separazioni, di potere, di soldi, ma devono avere un fondamento di comunione, di fraternità. Questo porta alla vita di fede. Il sindaco Domenico Tanzarella, dal canto suo, ha voluto accomiatarsi dalla comunità ostunese, palesando l'orgoglio di aver rappresentato per 13 anni la Città Bianca. Sono orgoglioso di avere fatto il sindaco per un così lungo tempo. Per me è la 13ª festa di Sant'Oronzo, quindi la 13ª processione, un momento particolarmente significativo, perché questa giornata mi ricorda e mi assevera in un percorso che ho volutamente e fortemente fatto, e quindi una sorta di riassunto di questa lunga e significativa esperienza. In tutti questi anni ho cercato di far passare nella nostra città la necessità di questo grande spirito di unità e di coesione dei cittadini che si fanno popolo intorno a questi grandi valori religiosi e civili, e che grazie a questo riescono ad affrontare disagi, difficoltà e a superare ostacoli con una grande forza d'animo che caratterizza questa comunità che io mi onoro ancora di amministrare. E i festeggiamenti in onore di Sant'Oronzo proseguono oggi con gli appuntamenti civili. Alle 20 in Piazza Libertà si terrà il concerto lirico sinfonico Grecia Salentina, mentre in Piazza Italia ci sarà la consueta premiazione dei cavalieri partecipanti alla cavalcata. Alle 21 nel Foro Boario il concerto di Marcello Cirillo e Demo Morselli, Big Bang, e infine domani 28 agosto alle 20 sempre in Piazza Libertà l'esecuzione della grande orchestra lirica sinfonica Città di Spinazzola. Da Ostuni ci spostiamo a Brindisi, dove ci sarà il 29 agosto il Medieval Fest per una notte suggestiva che vedrà la presenza del noto attore Michele Placido. L'evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Nervegna. Dal 29 al 31 agosto nei vicoli e nelle piazze del centro storico di Brindisi appuntamento con la prima edizione del Medieval Fest. Dame, cavalieri, giullari e grandi spettacoli teatrali con giochi di fuoco ed acrobazie mozzafiato in un evento che vedrà la partecipazione del noto attore Michele Placido. La storia, quella del Medioevo, rivive nei vicoli della città e in questa bella iniziativa a cui il supporto scientifico è dovuto proprio alla vostra associazione. La Società di Storia Patria per la Puglia si è onorata veramente di dare il supporto scientifico al Comune, alla provincia e quanti hanno partecipato a questa manifestazione, perché le nozze di Federico II, che furono celebrate nella cattedrale di Brindisi il 9 di novembre del 1225 e di conseguenza furono delle nozze imperiali, perché Federico II, imperatore di Svevia, sposa Iolanda di Brienne, figlia del re di Gerusalemme, ecco, matrimonio d'élite a
allora adesso noi desideriamo con questa manifestazione che la città di Brindisi si appropri a livello di tutti i censi, cioè a livello popolare, quindi questa data storica così importante diventi una data che possa essere a conoscenza di tutto il popolo per questo popolare. Ecco. Tra quello che devono aspettarsi i cittadini c'è sicuramente la figura, diciamo, importante di Michele Placido. Sì, importante. Noi abbiamo preso l'importante passaggio e controllo filologico degli esperti per poi dare una veste accessibile a chiunque di questo evento. La presenza di Michele Placido nei panni di Federico II per noi è importante dal punto di vista artistico, perché globalmente l'intero evento che si svolgerà nelle notti del 29, 30 e 31 agosto è un evento che ha una certa scenografia, una certa fotografia, per volerla mettere dal punto di vista teatrale, perché si tratta di assemblare una serie di compagnie esperte in rievocazione storica, per cui era necessario avere un controllo artistico e anche uno spessore artistico. Quello che il comitato Filia Solis si è sforzato di fare è la semplificazione massima della vicenda storica per renderla accessibile anche ai bambini, tant'è vero che il progetto col patrocinio non solo morale dell'amministrazione provinciale, di quella comunale e dell'Enel punta anche a un aspetto didattico, quindi l'avvicinamento dei bambini al mondo del Medioevo e della cultura. Quindi per tre notti Brindisi si trasformerà in un borgo medievale con guerrieri, mestieranti dell'epoca, sarà un mondo magico con il non plus ultra degli artisti di strada della nostra bella Italia e con tanti spunti per imparare la storia di Brindisi. Ed è naturalmente di lancio ed è incastonata con la festa patronale, perché quando la giovanissima sposa di Federico II approdò a Brindisi per le nozze, in dono alla città portò le spoglie di San Teodoro, quindi abbiamo anche ricostruito questa vicenda storica. L'invito è aperto a tutti, non solo agli amanti del Medioevo, perché è davvero una passione trasversale. Dodicesima edizione della Fiera del Fico, Mandorlato e dei prodotti tipici. San Michele Salentino si prepara alla tre giorni, 30, 31 agosto e 1 settembre, che vedrà protagoniste le specialità della gastronomia pugliese, in particolare della provincia di Brindisi. Questa mattina nella Sala Verde della Camera di Commercio di Brindisi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Tutto pronto a San Michele Salentino per la dodicesima edizione della Fiera del Fico Mandorlato e dei prodotti tipici. L'evento in programma per il 30 e 31 agosto e domenica 1 settembre è organizzato dal Comune con il patrocinio del GAL Alto Salento e la collaborazione della Camera di Commercio di Brindisi. Un'edizione, quella del 2013, che ospiterà un'importante conferenza interprovinciale dedicata all'enogastronomia e al turismo nel nascente sistema turistico locale Valle d'Itria e Murgia dei Trulli, di cui San Michele Salentino fa parte, con la prevista partecipazione di tutti i sindaci dei comuni membri dell'area territoriale. In occasione della presentazione del convegno, quindi di questo futuro e nascente STL, oltretutto premiamo alcuni personaggi e istituzioni che si sono distinte nella valorizzazione dell'enogastronomia e della sostenibilità dell'ambiente. Tra questi anche un Alberto Peroli, che è un fotografo che lavora con Slow Food e con Italy ed è un po' l'artefice degli scatti migliori e interessanti, oltretutto anche la copertina del Comune Informa, proprio un suo scatto. Ma soprattutto la Fiera del Fico Mandorlato diventa un'occasione di riflessione importante, quindi sempre più attenzione alla sostenibilità, all'ambiente e ai temi sociali. Non a caso quest'anno, oltre alla famosa maglietta e l'opera Fica Mandorlata, abbiamo deciso anche di stringere una collaborazione con una Seconda Chance, che è un'azienda che è impegnata nel recupero sociale, e Seconda Chance sta proprio come seconda opportunità alle donne carcerate, in particolare del carcere di Lecce, quindi abbiamo realizzato anche un gadget in cui la raccolta dei fondi dovuti appunto alla vendita di questo bracciale servirà a finanziare un orto in Africa con un progetto Slow Food e a dare sostegno a questa attività. C'è anche un'altra importante iniziativa: noi doneremo una pianta di fico dottato al personaggio dell'anno, e quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di spedirne una a Michelle Obama alla Casa Bianca. Lei si è impegnata tanto nel progetto American Grow, quindi all'orto e alla dieta mediterranea nei ragazzi nelle scuole americane, e abbiamo appunto inviato una pianta e ufficializzeremo tutto venerdì, che farà parte appunto della collezione del giardino della Casa Bianca. Quest'anno in particolare abbiamo pensato
come novità, diciamo, di aprire proprio ai fini della promozione del territorio con una conferenza enogastronomica e turistica, invitando tutti i sindaci dei comuni del nascente STL, Sistema Turistico Locale, proprio per aprire ulteriormente e per promuovere al meglio il nostro territorio e comunque in generale anche il territorio, insomma, di tutta la Puglia, dell'Alto Salento, del Sud Barese, di tutti i comuni che fanno parte dell'STL. Inoltre abbiamo cercato di allargare, non limitando come è accaduto in particolare in passato al prodotto unicamente alla figa mandorlata, ma abbiamo cercato di allargare anche ad altri prodotti che come il fico mandorlato hanno ottenuto il presidio Slow Food, parteciperanno l'albicocca di Calatone, il pomodoro di Torre Regina, altri prodotti che hanno ottenuto appunto il presidio Slow Food, proprio per puntare sulla qualità e sulla qualità appunto dei prodotti della nostra terra. Andiamo allo sport, chiude col botto la campagna acquisti del basket Fasano che a 24 ore dall'inizio della preparazione precampionato raggiunge l'accordo con l'under di lusso Vanni La Quintana, play guardia classe 1991 di 185 centimetri. La Quintana, monopolita 90 trascorsi in Serie A dilettanti con il Massafra nel 2010-2011, in DNC con il Mola nel 2011-2012 e lo scorso anno ha vestito le canotte del basket Castellana e dell'Andria Bari in C regionale, disputando una stagione personale di alto livello nella quale è arrivato a toccare quota 50 punti in una partita. Un innesto che va ad impreziosire il roster della Tecnoacque Basket Fasano dopo che nelle scorse settimane c'è stato il ritorno di Carlo Sordi già in bianco-azzurro nella stagione 2011-2012 e la conferma di Walter Masi e Mauro Santoro, oltre a tutti gli altri ragazzi del vivaio fasanese. La SSD Calcio Città di Brindisi presenterà ufficialmente domani, mercoledì 28 agosto, alle 20 a tifosi e stampa il gruppo dei dirigenti, tutti i calciatori, i tecnici e i collaboratori della prima squadra impegnati nel campionato 2013-2014 di Serie D al via domenica prossima. Cornice dell'evento, la scalinata Virgilio sul lungomare Regina Margherita, poi spazio anche al settore giovanile con i ragazzi della categoria juniores, allievi e giovanissimi. E andiamo agli appuntamenti. A Brindisi questo pomeriggio alle 17.30 a Palazzo Nervegna ci sarà la presentazione del libro Gli ebrei del Salento, edizione Congedo, con l'autore Fabrizio Lelli, Università del Salento, e l'avvocato Cosimo Yehuda Pagliara, comunità di Brindisi. A seguire conferenze e dibattito sul tema il D-Book nella tradizione mistica ebraica, relatori Tullio Levi del Centro Internazionale di Studi Ebraici Primo Levi e Fabrizio Lelli dell'Università del Salento. E dall'1 al 7 settembre ad Oria si terrà ReArt 2013, la settimana dell'arte. È una settimana dedicata non solo all'arte ma anche alla cultura, allo sport, al volontariato e al territorio, che si concretizzerà nella Villa Comunale di Oria con ingresso libero e partecipazione gratuita a tutte le attività, eventi, concerti, convegni e dibattiti. Da parte mia è tutto, vi lascio con le notizie di ADN Cronos e le previsioni del meteo. Vi auguro un buon pomeriggio e un arrivederci alla prossima edizione. Benvenuti al nuovo appuntamento con le top news. In Siria, gli Stati Uniti, Assad ha usato armi chimiche, Gubbio, scossa di terremoto di magnitudo 3.7, fisco, baretta, sull'Imo c'è un approccio comune. Secondo gli Stati Uniti è negabile che siano state usate in Siria armi chimiche dal regime di Assad, ma Damasco ribadisce non ci sono le prove. Il presidente americano Obama starebbe valutando un intervento militare in Siria di portata e durata limitate, posticipato poi l'imminente incontro con la Russia sulla crisi. Paura a Gubbio per una serie di scosse di terremoto che si sono verificate nella notte. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3.7. Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile, per ora non risultano danni a persone o cose.
C'è un interesse convergente a risolvere il problema dell'Imolo, assicura il sottosegretario all'economia Pier Paolo Baretta. L'abolizione dell'Imo è un punto programmatico fondamentale. Il fatto che il governo non abbia ancora presentato una proposta lascia molti dubbi, afferma invece Renato Brunetta. Operazione antidroga dell'agenzia europea Frontex, 1260 kg di hashish sequestrati, 3 le persone arrestate per traffico internazionale di stupefacenti. Il blitz è avvenuto in mare davanti alle coste della Spagna che guardano il Marocco. La droga era a bordo di 2 motoscafi intercettati dalle motovedette. Allerta meteo su tutta la penisola per l'arrivo di una perturbazione che guasterà il tempo fino a giovedì. Con rovesci e grandinate, la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Sonia Gandhi, leader del partito indiano del congresso, ha lasciato l'ospedale di Nuova Delhi dove era stata ricoverata ieri per un malore. Nel 2011 negli Stati Uniti era stata sottoposta alle cure per un tumore, ma dopo un mese aveva già ripreso l'attività politica. La numero uno del mondo Serena Williams ha travolto l'azzurra Francesca Schiavone nella sfida del primo turno degli US Open di tennis. Nell'ultimo torneo stagionale dello Slam la statunitense si è imposta per 6-0-6-1 in un'ora esatta di gioco. La dimensione di alcune zone del cervello può segnalare il rischio di sviluppare un disturbo alimentare. Secondo uno studio della University of Colorado, le adolescenti con anoressia nervosa hanno zone cerebrali più grandi rispetto alle coetanee. A essere più estese sono il lobo dell'insula, che si attiva quando si gusta il cibo, e la corteccia orbitofrontale. Si tratta di una superficie inferiore del lobo frontale sovrastante le orbite oculari, che viene attivata quando si è sazi. Secondo gli esperti, i risultati indicano che queste dimensioni del cervello potrebbero predisporre la persona a sviluppare disturbi alimentari. Fino ad oggi si pensava che questo tipo di problemi fossero innescati da fattori ambientali e psicologici. E invece è più probabile che ci siano altre cause responsabili dello sviluppo di problemi di alimentazione, come l'anoressia nervosa. Le pazienti con anoressia nervosa hanno mostrato una maggiore estensione della corteccia orbitofrontale sinistra. Ritrovati a tutti gli italiani che sono ritornati dalle ferie. Ecco le previsioni per martedì 27 agosto 2013. L'estate è in crisi, il tempo continua a rimanere fresco ed instabile con piogge e temporali su gran parte delle regioni. Vediamo il dettaglio. Al nord a tempo molto instabile con buona occasione per piogge e locali temporali sia su tutte le Alpi che su buona parte delle regioni nel corso della giornata. Al centro fortemente instabile un po' ovunque con rovesci e temporali localmente forti, specie sul Lazio, ma poi dal pomeriggio anche sulle restanti regioni. Più soleggiata la Toscana centro-settentrionale e la Sardegna. Al sud inizialmente qualche rovescio sui rilievi calabresi, poi peggiora un po' ovunque, eccetto la Sicilia, con piogge diffuse e locali temporali sulle coste campane e Appennini in genere. I venti soffiano debolmente a rotazione variabile. Vediamo ora che cosa ci dicono le temperature previste per questa giornata. Minime che non subiscono particolari variazioni, con valori che vedete oscilleranno tra i 14 e i 21 gradi al nord e al centro fino a 26 gradi al sud. Di giorno non supereremo comunque i 25 gradi al nord e al centro, mentre al sud prevediamo fino a 27-31 gradi con punte di 35-36 gradi a Palermo. Bene carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. Non mi resta che ringraziarvi dell'ascolto e ricordatevi che ilmeteo.it è sempre con voi.